Dopo la pausa per le feste, il campionato di volley di due donne torna di nuovo in campo per una dodicesima e penultima giornata del girone di andata, che si prevede particolarmente importante, soprattutto per la formazione della pallavolo cirignola. Le pantere, allenate da Michele Valentino, sono attese al confronto esterno di domenica 8 gennaio in trasferta contro la formazione abruzzese della Otura a Teramo. La fine dell'anno, il 17 dicembre, coincidente con la sconfitta ad opera della vice capolista del torneo Francavilla, le Ovaldine si sono ritrovate con una decisione della disciplinare della FIBA francamente sconcertante, ossia che è stata multata la società, in particolare il tecnico Michele Valentino, di 340 euro. Motivo? Rivolgeva ripetuto queste minacce all'indirizzo del primo arbitro, così come anche il pubblico, e anche una pesante minaccia a un dirigente del sodalizio avversario. Mai di più falso, si potrebbe dire, soprattutto con una federazione come quella della pallavolo, che ha preso un abbaglio grosso quanto una casa. Ma venendo all'aspetto giocato, le pantere contano soprattutto sulla trasferta di Teramo per rialzarsi e cercare di mantenersi nelle zone playoff.